Buongiorno a tutti. Oggi parleremo del fenomeno dell'immigrazione esaminando le diverse sfaccettature di questa realtà. Ma innanzitutto, che cos'è l'immigrazione? Ce ne parla ora Valentina. L'immigrazione è il trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di persone in un paese o luogo diverso da quello d'origine. Da sempre le persone sentono il bisogno di fuggire a causa di guerre, persecuzioni, dittature o semplicemente perché sono alla ricerca di una vita migliore dal punto di vista economico e sociale. Quindi, in base ai motivi per cui una persona si sposta, si possono distinguere diversi tipi di migranti. Clandestino, colui che si sposta da un paese all'altro senza permesso di soggiorno. Profugo, colui che è costretto a lasciare il proprio paese a causa di guerre, catastrofi naturali o persecuzioni. Rifugiato, un profugo riconosciuto dallo Stato. Anche l'Europa ha conosciuto questo fenomeno, avvantaggiato però dalla fondazione dell'Unione Europea nel 1951. Questa diede una speranza che aprì ad una era nuova, plasmando dunque l'idea di creare un'organizzazione sovranazionale per garantire ai vari paesi la solidarietà, la pace, la libertà e la sicurezza. Questi principi sono scritti anche nel Manifesto di Ventotene, uno di questi fondati dall'Unione Europea. L'ospitalità è da sempre stato un valore sacro. Nell'articolo 10 la Costituzione italiana affronta il tema dell'accoglienza degli stranieri e dunque dei rifugiati costretti a emigrare a causa delle proprie idee politiche. In questo articolo la Repubblica italiana si impegna ad offrire il diritto d'asilo politico a tutti coloro che nel loro paese sono contrari alla dittatura e lottano in nome della libertà e della democrazia. Qualora un paese non sia in grado di esaltare e proteggere i diritti di una persona, quale il diritto alla vita, nasce naturale il desiderio di fuggire. Infatti, chi fugge da condizioni disastrose ha il diritto di trovare la felicità e lo stato di benessere, nonostante siano costretti a lasciare tutto, la propria terra, le proprie origini, i propri affetti. Ora ascolteremo il dibattito tra Marco Ascianni e l'intervistata Luana Lamia. In un momento come questo, dove l'Italia esce da 2 anni di pandemia e il mondo è scosso dalla guerra russa-ucraina, possiamo permetterci questi pesi? Innanzitutto credo che non debbano essere definiti pesi in quanto svolgono mansioni poco gratificanti e poco retribuite come corte badanti che gli italiani non svolgerebbero mai, costituendo quindi un'importante forza lavoro. E quale dovrebbe essere, secondo lei, l'atteggiamento dell'Europa nei confronti di questo fenomeno? Credo che la nostra sia una storia che non vada dimenticata, anzi che serva a capire, soprattutto per noi o generazione, che anche l'Europa ha conosciuto questo fenomeno ed è soltanto grazie ad esso che possiamo godere dei diritti che abbiamo oggi e per questo non dovremmo negare la stessa possibilità anche agli altri. Molto bene, un'ultima domanda. Molti non si spostano per motivi di necessità, ma lo fanno per migliorare la propria condizione di vita. Che valore puoi dare a questi eventi? Penso che ognuno di noi abbia il diritto di vivere nella speranza di una vita migliore e la nuova generazione dovrebbe garantirla. E non dovremmo neanche considerarci tanto diversi in quanto anche noi ci trasferiamo molto spesso, ad esempio grazie ai viaggi Erasmus, e quindi come ci aspettiamo di essere accolti dovremmo anche accogliere. Grazie per essere stata qui con noi, ora mandiamo la linea allo studio. Grazie per averci ascoltato e buon proseguimento di giornata. Au fil du temps, cependant, des grands développements ont eu lieu dans les domaines technologiques et scientifiques, mais malgré cela, le monde continue à être le théâtre des guerres, des famines, des persécutions et des dictatures. Et malgré la conquête de nombreux droits importants dans les pays développés, la peur de l'étranger persiste ainsi que ses stéréotypes. So it's very important that all children have the right to hope for a better future, and that is the reason why we should cooperate and help each other in order to break down borders, not only material, but above all social and mental. En esta circunstancia, la escuela, la familia y la sociedad desempeñan un papel fundamental para hacer que cada uno se sienta en casa, una casa mundial
en el que coexisten más etnias y culturas que tienen en común el amor y el respeto recíproco.